Il rione di Barcola è sempre stato amato dai triestini, e non solo per la barcolana, ma per i suoi bagni, l'Excelsior, il Cedas e i mitici topolini. Per arrivarci, purtroppo ora si usa l'auto. Ma un tempo, laddove oggi c'è soltanto un'anonima fermata del bus, ci si arrivava col mitico tram 6, il tram più amato dai triestini. Il tram 6 partiva da San Giovanni, ma durante le ore di punta, e per tutta la stagione estiva, gli veniva sempre agganciato un rimorchio. Passato il boschetto, si dirigeva verso la mitica birreria Drecker. Qui era d'obbligo la cantata con il grande Ucio Augustini, e tanta birra, magnando luganghe coi capuzzi. Davanti alla galleria Fenice c'era lo scambio automatico. A Largo Roiano c'era un altro scambio automatico. Dopo il cavalcavia, il tram era in sede propria, fino a Barcola. In oltre 70 anni di esercizio, il tram non emise un solo grammo di sostanze tossiche. Ma dal 1 gennaio 1970, purtroppo fu sostituito da autobus a motori diesel. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le emissioni allo scarico dei motori diesel sono cancerogeni per gli esseri umani. E se questo è vero, dal 1970 ad oggi, la sola linea 6 ha emesso oltre 10.000 tonnellate di sostanze cancerogene, ma non è minimamente riuscita a ridurre l'aumento del traffico. Invece, un tram moderno, veloce, spazioso, confortevole e ad emissioni zero, l'avrebbe fatto.